Oggi radiospeaker.it incontra Angelo Colciago De Robertis, direttore di Radio 105. Vogliamo partire proprio dalla storia, dalla prima chiamata dell'editore. Io sono stato chiamato dall'editore perché aveva scoperto questa voce che in particolare aveva anche una bella risata, no? Questa conduzione con la risata, era un po' la mascotte, no? Serviva un po' il ragazzino, e io sono stato scelto e chiamato per conto dall'editore, non immediatamente da lui, proprio perché avevo questa caratteristica, cioè riuscivo a mettere una bella risata, un bel sorriso in ogni mio intervento. Ma qual era l'idea di radio che avevi un tempo e qual è l'idea di radio che hai oggi? Ma io più o meno ho sempre avuto la stessa idea, cioè la radio è come una persona che ti accompagna, no? È un amico, è un compagno, è un accessorio, è un elemento della tua vita, è un elemento della tua vita e assume un'importanza che è quella che tu gli dai in base al piacere che provi a sentirlo, no? Io credo che non esista sul pianeta una persona che non ha mai sentito almeno una volta una radio, o cercando quella che vuole sentire, o innamorandosi di una, o sentendola perché ce l'ha in macchina, l'accesa. Quindi da accessorio a proprio quasi un compagno fedele nella tua vita. No, adesso ci sono tutte queste tecnologie, no? Spotify per esempio è un grande nemico, tra virgolette, della radio, se non fosse che non ha un'anima, non ce l'ha, è un'anima che gli devi mettere tu, quindi ci sta, riuscirà a convivere, sarà forse la cosa che darà più fastidio rispetto a tutte le tecnologie che abbiamo avuto fino adesso, ma non potrà mai superare la radio perché c'è un'anima nella radio, cioè è una persona la radio secondo me. Dal punto di vista artistico dobbiamo aspettarci qualche novità in arrivo? Ma sai, noi siamo una radio che in realtà la novità la creiamo in ogni momento, no? Cerchiamo di essere sempre qualcosa in più rispetto a quello che eravamo nell'intervento prima, cerchiamo di stupire, cerchiamo di essere interessanti anche facendo a volte delle cose discutibili, no? Qualche volta estreme, con dei personaggi che appunto hanno fatto di questo atteggiamento estremo la loro fortuna, come lo zoo eccetera, però è proprio nel nostro indole, noi cerchiamo ogni volta di fare qualcosa che possa essere interessante per noi e per chi ci ascolta. Poi ovviamente anche noi, come tutte le aziende, come tutte le squadre che si giocano un campionato importante, cerchiamo di costruire delle squadre fatte in un certo modo, cerchiamo di fare il nostro radiomercato quando è possibile, insomma. Quest'anno avete visto la perdita di Alessandro Cattelan, perdita artistica ovviamente, visto che è passato a Radio DJ. C'è un po' di amarezza per questo passaggio? Ma guarda, secondo me la persona che più avrà questa sensazione di sapore amaro è Cattelan. Perché lui qui è riuscito a creare qualcosa di suo, perché lo abbiamo messo nelle condizioni di creare qualcosa di suo. Lì dove è andato sta facendo il suo bel compitino, perché spesso in altre radio, a differenza della nostra, ti fanno fare quello che l'azienda vuole che tu faccia. In questa radio è chiaro che non ti facciamo, cioè non è come il campo da tennis, ti affitto un'ora del palinsesto e ci fai quello che vuoi. Però io ti lascio fare veramente quello che sai fare. E quindi lui si era costruito questo programma, aveva costruito questa cosa che, portata di là, secondo me ha perso gran parte del suo appeal. Poi dispiace sempre perché è un personaggio che, seppur in televisione ha fatto una gran carriera, radiofonicamente la cosa più importante che ha fatto l'ha fatta qua. E dei numeri importanti li abbiamo fatti anche grazie a lui, quindi è sempre, quando c'è questo divorzio è sempre una cosa un po'... Però è giusto così, io credo che lui è un personaggio che è diventato grande ascoltando, la differenza nostra, che sentivamo le radio storiche, Radio Milano e 105, e lui è nato sentendo Radio DJ, che era la radio leader in quel periodo, e quindi io nei suoi panni avrei fatto lo stesso, e io da direttore, pur provando fino all'ultimo minuto a convincerlo che qui era casa sua,
ho apprezzato comunque il fatto che lui abbia scelto di fare questa cosa, insomma. Se dovessi andare a cena con Linus, che cosa gli diresti? Noi siamo molto amici in realtà, e questa forse è una cosa che non si sa, ma io Linus lo feci venire a Radio Studio L a lavorare. Io fui, tra virgolette, quella sorta di direttore che fece venire quella radio Marco Galli e Linus. Anche allora forse non ci capivo molto di radio, ne avevo beccati due a caso. No, successe questo. Il signor Enrico Rovelli, allora manager di Vasco Rossi, aveva preso questa radio che si chiamava Radio Music 100 ed era Music 100, era posizionata esattamente tra il 99 e il 101, volutamente, e facevano una cosa che era una via di mezzo tra queste due. Poi lui si stufò di fare questa radio e Cecchetto comprò quella radio. Cecchetto andò via di qua e comprò quella radio. Comprò quella radio e inizialmente Radio DJ era una radio musicale e si chiama così perché il DJ era la radio. Questo era il suo ragionamento. Quindi mandò via tutti e quindi c'era questo popò di Dio in giro e non ce lo siamo lasciati scappare. Io lo consigliai all'allora mio boss, che era Patrizio Di Stefano, si chiamava, che era il direttore musicale di Radio Gamma, allora una radio importante che era venuta a Studio L. Arrivarono loro due e io fui chiamato di qua e venne di qua. Tutto avvenne nel giro di pochi mesi, no? E poi Linus mi raccontò che quella è l'unica radio dove lui ci ha perso dei soldi ma se n'è voluto andare perché poi non andavano d'accordo, no? Mi piacerebbe, come dire, mettere un po' del mio nelle cose che fa lui e mi piacerebbe vedere cosa farebbe lui nelle cose che faccio io, no? Cioè mi piacerebbe avere uno scambio di interventi io su DJ, perché poi è normale che tu ti fai un'idea di quello che faresti se tu fossi lì, no? Mi piacerebbe sapere cosa farebbe lui qua e mi piacerebbe sapere cosa potrei fare io là, questo. Quanto aiuta la radiovisione in termini di ascolti, secondo te? Abbiamo visto recentemente il grande successo che ha avuto RTL 102.5. Molto, perché è proprio una questione di device, è proprio una questione di strumento che ti permette di avere una cosa. Inizialmente è stata fortemente criticata da tutti, da tutti gli editori, da tutti gli addetti ai lavori. Non ricordo uno entusiasta di questa roba qua, sembrava un po' una... E invece è stata una mossa intelligente, è stata una mossa intelligente perché in tutti i bar, in tutti i centri commerciali, in tutti i luoghi dove c'è un monitor, dove c'è una televisione, questo è il contenuto più interessante, perché ti fa da sottofondo se non la guardi e c'è qualcosa da vedere se la guardi. Quindi questa è la forza, perché una televisione magari se non la guardi è fastidiosa da sentire ed è impegnativa quando non la puoi guardare, quindi non la guardi. Questa è una formula che accontenta tutte e due le cose. E comunque al di là di tutte quelle che sono le possibili analisi personali di questa cosa, i numeri parlano chiaro, cioè hanno quasi 1,5 milioni, credo, di ascoltatori che arrivano da quel device, da quella. Già conosci da tempo radiospeaker.it, visto che ti avevamo già intervistato telefonicamente. Che cosa ne pensi del nostro lavoro? Ma è una cosa importante, io forse questa è la cosa che anche l'altra volta dissi, poi compatibilmente con i nostri impegni a volte non è che possiamo entrare così tanto a vivere tutte le iniziative. Noi fra l'altro ricevo sistematicamente newsletter, eccetera, eccetera, perché è interessante, perché tante cose le viene a scoprire anche da lì, no? Però io sponsorizzo tutto quello che fa bene alla radio in senso assoluto. E in Italia è difficile, no? che le radio vadano d'accordo, quindi tutti quelli che sono gli elementi che riescono in qualche modo a far convivere tutte le radio come non saprebbero convivere tra di loro sono i benvenuti. Adesso c'è questa roba di le cuffie, sì, cuffie d'oro, cioè, farò da giudice questa, dove so che sei stato giudice, sarai giudice. Infatti io quando ho visto il tuo nome in qualche modo ne sono stato contento, perché spesso in queste giurie ci sono figure che hanno veramente grossi nomi e sono molto importanti in un ambito che è affine alla radio, ma non è la radio. Chi vive la radio deve vivere la radio, non è la musica la radio. La radio è un mondo.
Quindi tutto quello che aiuta la radio, che coccola o critica o comunque mette in evidenza la radio, sostiene la radio, è benvenuto, e quindi io spero che il vostro portale abbia sempre più successo e sempre più, come dire, attenzioni. Anzi, noi della radio dovremmo aiutarlo queste cose, spesso poi non abbiamo il tempo per farlo. Già, questo è un aiuto. Grazie a voi.